Sennò avremmo ascoltato Annalisa anche molto più a lungo, purtroppo i tempi sono molto stretti. In realtà noi dovremo lasciare l'aula per esigenze interne del Palazzo del Bo entro le 1:15. Do quindi immediatamente la parola al professor Mosconi. Buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato. Non è facile, rispetto a un intreccio di elementi e di variabili che i contributi finora ascoltati hanno fatto emergere con grande efficacia, posizionarsi in un orientamento sensato che al tempo stesso recepisca la complessità e la drammaticità delle questioni coinvolte e riesca a dischiudere delle prospettive. Non pretendo di riuscire ad assolvere appieno a questo compito in così poco tempo e dopo tanti importanti contributi ascoltati, tuttavia ritengo necessario che si prendano a riferimento alcuni paradigmi per cercare di andare più a fondo e soprattutto per scegliere come posizionarsi rispetto all'evolversi di fenomeni globali che hanno una loro irreversibile strutturalità, per come abbiamo già ascoltato, e che credo coinvolgano in prima persona tutti noi sul piano di come ci identifichiamo in rapporto a questi processi e nel merito in particolare delle scelte che si rendono necessarie se non vogliamo vivere nella dimensione dello struzzo, cioè di chi nasconde la testa sotto la sabbia per non affrontare tensioni troppo rilevanti. Bene, io vorrei partire proprio dalla dimensione della sicurezza, perché questo termine abusato in molti contesti mediatici e politici in questi ultimi decenni è un termine che è, direi, devastato da una profonda ambivalenza che lo caratterizza e della quale noi restiamo sostanzialmente inconsapevoli vittime. E cioè, in quanto tale, riassume in sé il massimo della semplificazione, in quanto serve a coniugare problemi, scelte, paure, pericoli, cambiamenti, tutti sotto l'idea che noi in fondo ci sentiamo sicuri se riproduciamo di giorno in giorno la stabilità della nostra esistenza, la continuità della nostra esistenza senza che nessun genere di pericolo venga ad attaccarla, e dall'altro invece, proprio per questo riferimento ha in sé una grande pluralità di elementi in gioco, di componenti che vanno dal nostro benessere fisico al nostro sistema di relazione, alla soddisfazione di bisogni fondamentali di tutti e di ciascuno, alle forme con cui comunichiamo, al modo in cui pensiamo al nostro domani più o meno immediato, al modo in cui ci viene riconosciuto uno status sociale, al modo in cui costruiamo la nostra autostima, al modo in cui noi pensiamo al futuro delle prossime generazioni, ma anche alla lunghezza stessa della nostra esistenza, ai livelli della nostra salute, alla crescita della nostra cultura. In altre parole, non c'è la sicurezza, ma c'è un aggregato complesso e diversificato di sicurezze possibili che interagiscono nella nostra quotidianità e che inevitabilmente ci collocano in una dimensione di elevatissima insicurezza. E perché molte sono le variabili che possono rendere precarie le risorse cui aspiriamo. E quindi questa dimensione della sicurezza è una semplificazione estrema, è una semplificazione drammatica di questo complesso di riferimenti che paradossalmente ci proietta in una dimensione di condivisione tanto più intensa quanto più viene tematizzata. In altre parole, ci sentiamo sicuri se ci viviamo come insicuri, o meglio, se ci viene
resa credibile una situazione di minaccia che ci rende insicuri e quindi ricorriamo a un processo di ricerca di solidarietà degli stati profondi della coscienza condivisa, direbbe Durkheim, che ci fa sentire appartenere a persone che condividono la stessa dimensione, e in questo senso ci rassicuriamo. Ma questa drammatizzazione quindi dell'insicurezza condivisa come sorta di sicurezza, al tempo stesso si muove in un'altra dimensione che contrasta con la nettezza di questo senso di appartenenza, ed è quella dimensione del dare per scontato, del sentirsi non chiaramente collocati in un contesto sociale, del assumere una serie di luoghi comuni che ci aiutano a rimuovere il senso degli accadimenti e dei processi, del senso di normalità che quotidianamente ci consente di spendere le nostre energie in modo non eccessivamente distruttivo, la dimensione in fondo della banalità, la dimensione della indifferenza, della non differenziazione, la dimensione della non scelta. È una dimensione che l'implosione dell'esperienza partecipativa e comunicativa, che da tempo è stata messa in luce nelle nostre società, ospita e a sua volta riassorbe in termini tali da non consentire di elaborare degli avanzamenti, delle scelte, delle consapevolezze. Bene, allora io credo che queste due dimensioni ambigue di sicurezza, di rapporto tra sicurezza e insicurezza, ahimè, tendano a convivere simbioticamente senza che ce ne rendiamo conto, ma purtroppo costituiscono un contesto, un terreno culturale estremamente proficuo per chi intende tracciare, sviluppare operazioni di controllo e di consenso sociale che ci attraversano senza che ce ne rendiamo conto, ma che ahimè rendono irrisolvibili i problemi, perché l'appello che mi ha fatto vibrare, diciamo, nelle parole di Umberto Curi alla fine, e che si dischiude verso necessarie adeguate soluzioni, non può non radicarsi nella dimensione della consapevolezza e della partecipazione, e questo è un passaggio molto sempre più difficile nel contesto in cui viviamo, per tutta una serie di motivi che ci è facile anche intuire. Bene, allora questa in realtà la sicurezza è un aggregato di sicurezze e o di insicurezze nel contesto che ho cercato di delineare, e che credo vadano colte appunto nella loro eterogeneità, nella quantità di piani e di riferimenti che vanno sul piano dell'analisi sociale vanno focalizzati, e non è solo ormai le tipologie iconografiche che Bauman ci ha offerto, peraltro molto utilmente, dei tre tipi di sicurezza a cui possiamo fare riferimento, quindi dell'integrità fisica di contro all'orizzonte politico, di fronte alla possibilità di gestire l'imprevisto, se vogliamo coniugare questi elementi, ma ci sono dei nuovi aspetti che a mio parere devono andare affrontati. Per esempio il fatto che sempre più il terreno della definizione delle nostre insicurezze è un terreno che elabora delle figure che non sono più tanto pericolose secondo degli stereotipi ampiamente sperimentati negli ultimi decenni, basti quella del terrorista o del drogato, ma sono le figure che ci rappresentano l'imminenza del nostro fallimento, cioè le figure delle persone che non ce la fanno a vivere in modo dignitoso, che vivono ai margini della città, l'accattone di turno, il senza fissa dimora, il marginale che non ha un futuro, che è costretto a
espedienti per sopravvivere, cioè in fondo sono le figure sociali che esplicitano la concretezza dell'imminente minaccia dei nostri livelli di benessere, una minaccia che si è già ampiamente concretizzata nel momento in cui il cittadino medio è costretto a fare più lavori, non vede un futuro per i propri figli di cui continua a farsi carico nonostante l'età adulta, e vede calare il potere d'acquisto del proprio reddito, e finisce il lavoro molto presto senza riuscire a trovare alternative, e via dicendo, una serie di elementi di disgregazione del proprio status di privilegio che attraversa un tempo il ceto medio, attraversa le generazioni che vengono dal ceto medio e coinvolge in uno stato di eccedenza e marginalità provenienze sociali diverse che contengono anche, che ospitano anche queste figure appunto di falliti o in procinto di fallire. L'immigrato in questo contesto è estremamente pregnante di riferimenti simbolici che ci rimandano questo messaggio, perché è una persona che a un tempo è marginale ma ha delle aspettative, non ha uno stato di vita adeguato ma vorrebbe averlo, e in questo senso è vagabondo e migrante, e da questo punto di vista rappresenta una variabile ingovernabile e imprevedibile che rende ancora più apprensivo il nostro modo di vivere rispetto alla crisi che stiamo attraversando. Ed è qui che si coniugano, io voglio essere impietoso perché dobbiamo guardare le cose in faccia per trovare le soluzioni davvero adeguate, ed è qui che si coniugano appunto elementi di solidarietà nel momento in cui la consapevolezza che la fragilità economica, la precarietà è qualcosa che riguarda tutti e quindi non ha tanto più senso avere paura di qualcosa e di qualcuno, perché siamo coinvolti in un macro processo che destabilizza complessivamente lo stato di cose esistenti, ma nello stesso tempo invece si inserisce, ahimè drammaticamente, il verbo razzista, il verbo della respingere, del rigettare, del differenziare come ulteriore. È questo il crinale in cui siamo sospesi tra il gettarsi nel nuovo che irreversibilmente sta avanzando o il rifugiarci rigidamente nel rigetto che vede nemici e costruisce nemici da combattere anche in modo efferato. Allora io non credo che si tratti di assumere a nostra volta dei paradigmi rigidi, perché la realtà non è rigida. La realtà non è un puzzle di elementi chiaramente definiti che ci portano da una parte o dall'altra. La realtà va assunta appunto nella sua complessità, e nella complessità è necessario fare delle scelte adeguate. È qui quindi che il complessificarsi dei livelli di percezione culturale deve andare assunto nella sua ricchezza, proprio per poter essere poi riferito ai contesti strutturali rispetto ai quali non possiamo chiudere gli occhi. Se io mi sono speso in queste ultime ore, e potrà essere una traccia da approfondire, nel cercare di capire come la diversità di atteggiamenti non è tra chi accoglie e chi respinge. È vero, le statistiche ci portano un 50-50, una società spaccata tra chi è orientato alle politiche per l'accoglienza e chi è orientato alla richiesta di rigetto duro, e i politici ci navigano in questo contesto sentendosi più sicuri in fondo se si schierano dalla parte di chi, di quel inferiore peraltro percentualmente 46% rispetto a un 48%, mi riferisco alle ricerche di Ivo Diamanti e della Demos e dell'Unipolis che ogni anno pubblicano alcuni dati su questi temi, preferiscono stare con una minoranza ma una minoranza più agguerrita.
ma la realtà in realtà non è questa, non è questa, questo schierarsi da una parte e dall'altra, perché tra l'accoglienza e il rigetto ci sono una serie di posizioni intermedie, di tipologie possibili, che passano attraverso una solidarietà astratta, cioè che possono partire, se vogliamo andare verso l'estremo di chi è più disponibile all'accoglienza e quindi si mobilita e dà del suo e fa del suo. Guardiamo ai pescatori di Lampedusa, ma anche ai pescatori greci e a chi sta sulle coste per raccogliere persone in pericolo o cadaveri, e è in prima persona impegnato in questo. Ha una solidarietà più generica a chi dà un piccolo contributo con l'SMS del suo cellulare, con i 455 di turno, a chi pensa che la sua libertà sia una serie di libertà assolutamente laiche e ideologiche, e che però mantiene in quanto tali, e così coltivando un modello edonistico che pensa inattaccabile, rispetto al quale convive anche non razzisticamente con una pluralità di fenomeni e di processi con i quali finisce col non confrontarsi, vivendo nella sua sfera di piacere che ancora il nostro modo di vivere gli offre, ha una situazione poi di emotività improvvisa per qualche evento che di volta in volta può dispiegarsi sul terreno della pietà. Tutti noi ci siamo commossi davanti alla foto del piccolo Aylan annegato sulle spiagge della Turchia, ma quanti sono quei bambini? Quanti e quanti sono quei bambini annegati? E forse noi, dopo aver pensato a quel piccolo, lo abbiamo allontanato e siamo tornati a una normalità quotidiana assolutamente vivibile, semplicemente perché non vediamo le foto degli altri. E quindi c'è questa gradualità, diciamo, di passaggi, per cui ci si emoziona per qualcosa in un certo momento, ma poi si torna tranquillamente alla normalità e all'equilibrio, per poi proseguire in questa scala di atteggiamenti successivi verso l'indignazione quando qualcosa ci colpisce sul piano dei comportamenti, sul piano degli odori, sul piano del volume delle espressioni, sul piano del modo di presentarsi in pubblico o di fronte a qualche inciviltà di turno, di quelle che vengono descritte o presentate come tali. Allora diventiamo di nuovo dei crociati e dei giustizieri, magari ancora episodicamente, per poi arrivare alle posizioni più estreme dei pogrom, delle mobilitazioni, delle ronde. Fa sorridere che recentemente i rondisti siano stati scambiati per ladri, come emerso dalla cronaca cittadina, o semplicemente i cittadini che coi cartelli si pongono attorno alla base militare schierandosi per il no ai migranti. Ecco, siamo questo guazzabuglio di cose, e c'è una peregrinazione, una imprevedibilità di reazioni dall'uno all'altro a quell'altro linguaggio, contesto, atteggiamento. E anche se le ricerche, nel momento in cui incrociano l'appartenenza politica con l'orientamento verso il riconoscimento della cittadinanza, descrivono uno spartiacque che da destra a sinistra ascrive alla sinistra un atteggiamento più aperto, e alla destra, ahimè, e ahimè devo dire in primis alla Lega, l'atteggiamento in assoluto più chiuso, il confronto poi con stereotipi descrittivi di questi orientamenti è assolutamente tale, perché poi anche la sinistra, diciamo così, ha coltivato politiche che non sono all'altezza, diciamo in modo eufemistico, di questa complessità. Non hanno saputo capire come, a seconda dei linguaggi e delle scelte, si possono polarizzare gli orientamenti di opinione, e quando si ha una responsabilità politica questo va fatto nella direzione giusta,
se si vogliono portare avanti delle politiche dei diritti, come una certa appartenenza, quantomeno presupporrendo. E dunque noi ci muoviamo in un contesto in cui i dati, io non ho il tempo e non ho gli strumenti per farli, per socializzarveli, però porto alcuni esempi, i dati sono assolutamente congruenti col panorama che ho cercato di tracciare, perché per esempio al fronte, sempre in queste ricerche, a fronte del fatto che c'è un livello di preoccupazione per il fenomeno più grave socialmente al primo e al secondo posto delle scelte, che porta al 10% l'immigrazione e parallelamente la ci sarebbero tantissime cose da dire, comunque faccio solo tre esempi: criminalità e l'immigrazione al 10%, ma chi ha paura per la disoccupazione o per la corruzione politica sono rispettivamente al 66%, al 40% e via via una serie di altre priorità che attraversano la salute, ahimè non l'ambiente, e che ne pensiamo, e questo è un test preoccupante, e arriviamo a questa graduatoria a riconoscere la gravità di preoccupazione per i temi tipici dell'allarme sociale, perché la stampa porta questi temi oltre al 55% dell'informazione quotidiana, con livelli di preoccupazione assai bassi, attorno al 10%. Bene, questa scucitura è assoluta, dell'allarme sociale è assoluto rispetto al modo in cui i media enfatizzano il problema. Mi domando perché continuino ad affaticarsi nell'offrire così tanto spazio, media e mondo della politica, al carattere allarmante di questi temi, quando è dimostrato che l'impatto, forse non, ahimè, purtroppo, nelle tornate elettorali, ma l'impatto medio di fruizione dell'informazione così allarmante ha un ritorno molto limitato. Forse le fasi elettorali cambia il passo e cambia il registro. Un altro elemento che porto, prima di dire due cose di conclusione, un altro elemento che porto è la scucitura che c'è, sempre messa in luce in queste ricerche, tra l'andamento degli sbarchi, quindi degli ingressi nel nostro paese, la mediatizzazione del fenomeno e l'andamento dell'allarme sociale. L'allarme sociale ha un andamento sostanzialmente quasi costante, parliamo di un andamento ultradecennale, l'inizio, poco dopo l'inizio di questo secolo, quindi ha un andamento piuttosto costante, con lievi tendenze alla crescita, quando gli sbarchi segnano dei picchi elevatissimi, ma ancora più elevati sono i picchi dell'informazione che tende a drammatizzare il fenomeno stesso. Allora, se siamo di fronte a questo panorama, è arrivato il momento di decostruire tutta questa macchina con cui il problema viene rappresentato. È arrivato il momento di descrivere quali sono effettivamente i problemi, e oggi abbiamo sentito dei contributi importantissimi per avere degli elementi di analisi della realtà che ci consentano di ragionare. Ma io vorrei includere però in questo ragionamento una dimensione, concludendo, più ampia anche di quella che è stata toccata. E cioè, se noi parliamo di scelte adeguate dal punto di vista economico, dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista della presenza dello Stato, che non deve essere solo uno Stato che paga i debiti, ma è uno Stato che deve programmare e gestire processi sociali con scelte adeguate e con attivazione di risorse, se ci muoviamo in questa dimensione, dal punto di vista esistenziale, non possiamo che essere a nostra volta dei viaggiatori aperti all'imprevisto, aperti alla novità e aperti al cambiamento in corso, che dobbiamo essere in grado di capire, di analizzare e rispetto a cui fare delle scelte.
ma da un altro punto di vista dobbiamo anche essere consapevoli che senza delle scelte profonde del modello di sviluppo che coinvolgano la distribuzione delle risorse del reddito e della ricchezza, la modalità di prelievo fiscale e di impiego di quanto viene prelevato fiscalmente, che non solo prende i rivoli preventivi del sottrarsi allo strumento del prelievo stesso, ma prende i rivoli successivi delle mille corruzioni e delle mille dispersioni del denaro pubblico che colpiscono il livello di benessere medio della popolazione. E senza fare delle scelte che assumano il fatto che il nuovo fronte del conflitto sociale attraversa il rapporto tra paesi ricchi e paesi poveri e attraverserà nell'immediato futuro il confronto tra chi oggi viene qui per accettare lavori umilissimi e marginali, ma giustamente si vede già nelle seconde generazioni pretenderà status, cittadinanza e benessere, e questo comporterà redistribuzione della ricchezza. È qui che siamo chiamati a posizionarci, e questa posizione significa assunzione anche di una prospettiva politica. Io non sto spezzando la lancia a favore di nessuno, ma si tratta di aprire un profondo processo di riflessione e di progettazione sul nostro modello di sviluppo, sul nostro modello di consumo, sul nostro modello di divisione del lavoro, perché sono questi aspetti strutturali che vanno a ridisegnare gli orientamenti culturali.